Buongiorno, sono il dottor Antonino Di Salvo, uno dei soci amministratori dell'ente di formazione Agathos Service. Quando nasce Agathos? Agathos è stata fondata nel 2011 da un gruppo di professionisti. I primi passi li abbiamo mossi sulla formazione in ambito tecnico, quindi per ingegneri, architetti, geometri, periti. Con l'obiettivo di migliorare le loro competenze professionali e garantire la certificazione dei risultati. Nel tempo, infatti, siamo diventati provider del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dei geometri e dei periti industriali. Il Perché il nome Agathos? nome Agathos è stato scelto per il significato del termine. In greco, infatti, sta ad indicare l'aggettivo bello. E valoroso, soprattutto in ambito morale. E questi sono valori e punti fermi su cui si basa la nostra realtà. Quante sedi avete e dove si trovano? Siamo dislocati su tutto il territorio nazionale, grazie ad una rete di affiliati che propongono i nostri percorsi formativi. Le sedi ufficiali sono però in provincia di Trapani, precisamente a Partanna e a Mazara del Vallo. Ci racconti un po' dell'azienda, da quanti soci è formata? Allora, la nostra società è formata da quattro soci, però è gestita da me e dal perito industriale Vito Buono. La svolta, infatti, è stata proprio nel 2018 con l'ingresso di Vito all'interno della società e con la mia decisione di abbandonare il lavoro da dipendente, e buttarmi anima e corpo in questo progetto. Quanti dipendenti e collaboratori avete? Ad oggi il team è composto da 8 dipendenti e circa 40 collaboratori, tra chi si occupa del marketing, dell'organizzazione di seminari o workshop e soprattutto giustamente da docenti e tutor dei corsi. Vi occupate di formazione? Quanti tipi di corsi avete? Siamo organizzati in diversi ambiti formativi. E abbiamo un catalogo molto vasto che spazia dai corsi per professionisti tecnici a corsi dedicati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla formazione per impiantisti. Infatti ad oggi abbiamo formato migliaia di responsabili tecnici e fatto ottenere loro la certificazione FER che è essenziale per eseguire determinati lavori di installazione e manutenzione degli impianti sia fotovoltaici che termoidraulici. Un altro settore importante è dedicato alla formazione per il personale scolastico o aspirante tale. Ovviamente i corsi online la fanno da padrone nell'epoca digitale. Quali sono, come si svolgono e quanto l'innovazione vi ha aiutato nello svolgimento del vostro lavoro? Siamo molto attenti alle novità che il mercato propone. Mentre all'inizio, quando siamo nati, erogavamo i corsi esclusivamente in maniera residenziale, quindi in aula, oggi la maggior parte dei nostri corsi si svolge fruibile online. Quindi basta una connessione ad internet, un PC, tablet, o il semplice smartphone per seguire i corsi. In base alla tipologia, all'ambito in cui si devono formare discenti, i corsi sono erogati o in videoconferenza, quindi con cioè l'erogazione in maniera diretta, con il rapporto diretto col docente, oppure in e-learning, ossia dei corsi video registrati che il discente può seguire quando e dove vuole, senza vincolo né di spostamento né di tempo. Anche in questo caso però garantiamo l'assistenza sia tecnica che didattica attraverso un form all'interno della piattaforma. Quindi il discente può fare delle domande al docente che entro 24 ore risponderà tramite il form stesso. I nostri docenti sono tutti professionisti che lavorano esperti del settore, quindi diamo un taglio pratico al corso. Prediligiamo di più l'aspetto operativo piuttosto che la teoria.
Corsi di formazione riconosciuti anche dal MIUR. È un importante traguardo che abbiamo ottenuto. Abbiamo ricevuto l'accreditamento dal MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oggi chiamato MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la formazione dedicata al personale scolastico. Questo ci ha aperto a nuove opportunità per la fornitura di programmi di formazione mirata agli insegnanti o al personale educativo. Quindi il nostro obiettivo è quello di contribuire a migliorare anche il sistema scolastico e agevolare gli aspiranti, docenti o personale amministrativo ad inserirsi in questo mondo, in quanto i nostri percorsi riconoscono anche punteggio per scalare le graduatorie, sia GPS che ATA. Avete anche un riconoscimento da parte della regione siciliana, siete accreditati appunto, avete anche dei controlli da parte loro, come funziona? Siamo accreditati alla Regione Siciliana, in quanto requisito essenziale per poter erogare corsi in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo controlli periodici e a sorpresa soprattutto, cioè quindi gli organi di vigilanza per quanto riguarda i corsi residenziali vengono a controllare che siano svolti ed erogati a regola d'arte. E per quanto riguarda i corsi in videoconferenza, hanno l'accesso, quindi in qualsiasi momento possono accedere e controllare se ci siano tutti, siano tutti presenti, se i partecipanti hanno le webcam attive, se gli orari dei corsi vengono rispettati. Quindi siamo sottoposti a continui verifiche e controlli. Cosa sono i fondi interprofessionali? I fondi interprofessionali permettono ai dipendenti di aziende private di formarsi gratuitamente. Infatti le aziende liberamente possono decidere di destinare lo 0,30 del versamento INPS a tali fondi, che di contro promuovono tramite noi enti di formazioni attività formative volte a qualificare il personale dipendente. Chi si avvicina al mondo della formazione? Al mondo della formazione si avvicina sia il neolaureato che vuole specializzarsi in una materia specifica, sia il professionista che vuole aggiornare le proprie competenze, sia le aziende che devono rispettare gli obblighi formativi e vogliono preservare e prevenire il rischio di infortuni nei luoghi di lavoro.